Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Shooter e ragazzi, ragazzi miei, oggi abbiamo grandissime novità per quello che riguarda il nostro Fortnite per Android. Ragazzi, dovete sapere che da pochissimi giorni a questa parte nell'APK, quindi nella cartella del programma di Android, nell'applicazione, sono stati recuperati fucilate di nuovi file che prestissimo vedremo anche noi su console e su PC, relativi ai nuovi oggetti, alle nuove skin, alle nuove modalità e alle nuove armi che prestissimo arriveranno anche sul nostro Fortnite. Dovete sapere che, ragazzi, non si sa bene perché, ma Epic Games rilascia sempre tutte le cose aggiuntive di una patch, le rilascia sempre prima per APK, quindi per, in questo caso, per iOS, e poi ovviamente le va a convertire inserendole anche nel file principale del gioco, appunto, da PC e da console. E ragazzi, ci sono veramente tantissime cose nuove. Sto aspettando che arrivi qualche immagine in modo che potremo fare un video e vedere insieme tutte le news. Voi ragazzi, se domani ci fosse un update, non dimenticatevi di stare qua sul canale, perché nonostante noi abbiamo Fortnite sul PC, appena arriverà l'update, dopo pochissimi minuti, sapremo già tutte le cose nuove che verranno inserite. Oggi ragazzi però parliamo di una cosa importantissima che mi è capitata sotto mano, che mi ha mandato... Me l'ha girata giù il Fabione ragazzi, e ringrazio sempre sia lui che i ragazzi del gruppo Telegram, perché ragazzi abbiamo un elenco aggiornato a pochissime ore fa di dispositivi compatibili con Fortnite per Android. Vi ricordo sempre ragazzi che Fortnite per Android uscirà il 24 agosto in esclusiva sul Samsung Note 9. Vi ricordo anche ragazzi che chiunque facesse il preordine del Samsung Note 9 riceverà 15.000 V-Bucks aggiuntivi al proprio account di Fortnite. Ma ragazzi, oggi non ci sono codici, non ci sono co... cazzo, era ora che non ci fossero, sempre tutti i giorni. Visto che è contento anche lui che non ci sono i codici, penna alla mano ragazzi, telefono alla mano, io vi do un elenco. Spero che voi abbiate il vostro dispositivo dentro questo elenco, in modo da poter essere molto più felici e sapere con anticipo se il vostro Fortnite su Android girerà. Mi schiarisco la voce. Huawei Mate 10 e Huawei Mate 10 Pro. Huawei Mate 10 Lite. Huawei Mate 9 e Mate 9 Pro. Huawei P10 Lite e P10 Plus. Huawei P9, Huawei P9 Lite e, per terminare, Huawei P8 Lite del 2017. Questi erano tutti i Huawei che momentaneamente sappiamo con certezza possono far girare Fortnite. Proseguiamo. Sony Xperia XA1, Sony Xperia XA1 Ultra, Sony Xperia XA1 Plus, Sony Xperia XZ, Sony Xperia XZS, Sony Xperia XZ1, LG G6,
LG V30 Plus. Iniziano ad essere davvero, ragazzi, abbastanza i dispositivi che stiamo vedendo. Ce n'è ancora, non vi preoccupate, ce n'è ancora. Mi prendo un attimo di relax da leggere in modo per poterli leggere tutti in maniera corretta. C'è da dire, ragazzi, che sono convinto che nonostante dovremo attendere il 23 settembre prima di avere tutti disponibili Fortnite per Android ed evitare di continuare a maledire Epic Games perché non lo sta rilasciando, che ci sta il fatto che piano piano vengano aggiunti nuovi dispositivi. Io mi auguro davvero che la lista di dispositivi per Android sia sempre più grande, anche perché ad esempio il mio cellulare non è presente nell'elenco. Andiamo avanti. Motorola Moto G5 oppure G5 Plus Motorola Moto G5S Motorola Moto Z2 Play. Chiudiamo con l'ultima carrellata disponibile fino ad oggi, che sono i telefoni Samsung. Samsung Galaxy A5 del 2017, Samsung Galaxy A7 del 2017, Samsung Galaxy J7 Prime del 2017 oppure J7 Pro sempre del 2017, Samsung Galaxy Note 8 e ovviamente Note 9, Samsung Galaxy On 7 del 2016, Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge, Samsung Galaxy S8 oppure S8 Plus. Per chiudere, ragazzi, Samsung Galaxy S9 oppure S9 Plus. Ragazzi, questa è una lista aggiornata a pochissime ore fa dei dispositivi che al 100% faranno girare Fortnite Android. Io ve lo ricordo, raga, l'abbiamo anche già visto insieme, ci sono dei requisiti che dobbiamo soddisfare con il nostro smartphone per far girare Fortnite e il più importante, ragazzi, è il quantitativo di RAM che il nostro cellulare deve avere per poterlo far girare senza laggare. Si parla, ragazzi, di 3 giga di RAM. Sappiamo che il sistema operativo deve essere a 64 bit e lì non dovrebbero esserci assolutamente problemi. Deve essere un sistema operativo Android 5.0 o superiore. Vi ricordo anche che il processore del nostro cellulare deve essere superiore a un Adreno 650 e poi ci sono anche gli MP72 che non ricordo adesso a memoria, ma che vi invito ad andare a cercare nei miei video precedenti in modo da essere un pochettino più tranquilli. Vi ricordo, per sapere le specifiche tecniche del vostro cellulare basta solo che andate su Google, inserite il nome del vostro cellulare e dopo la parola specs. Vi si aprono i risultati. Il terzo risultato dovrebbe essere un sito abbastanza importante, non mi ritorna il nome al momento, che vi fa vedere subito tutte le caratteristiche del vostro cellulare in modo che anche voi possiate fare una verifica e sapere subito se il vostro telefono supporterà o meno Android, Fortnite su Android. Beh, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Noi, quando abbiamo le news, soprattutto su Android, ve le diamo subito. Io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato. Un bel pollicione in su, dai, che non vi costa niente. E soprattutto, raga, iscrivetevi in tanti al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!